Allora, no, oggi non è, non ce la faccio. Oddio, no, ti prego. Dopo 5 mesi. Allora, ciao. No, non so se cosa. No, niente. Vabbè, ti do un ciao. Ce la posso fare. Ok. No, no. Allora, ragazzi, io non mi ricordo più come si registra un video. Quindi penso tipo metterò altri 20 minuti per fare questa intro. Però se non si prova, se non si inizia, non si fa mai niente. Quindi proviamo e ritentiamo finché non riesco. Ciao a tutti e benvenuti, bentornati, bentornate nel mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Alessandra, questo è il mio canale. Dopo ben 5 mesi intensi, in cui sono successe tante cose, tanti cambiamenti nella mia vita, nel mio percorso, perché quest'anno ho finito il quinto anno, quindi ho avuto la maturità. Poi ho fatto un viaggio, veramente un'esperienza molto molto bella. Dopodiché ho studiato e fatto anche i test per entrare all'università. Insomma, sono stati 5 mesi belli intensi in cui io non ho registrato video, sono stata molto assente, devo dire la verità, da tutte le piattaforme, anche sugli altri social. Mi sono goduta l'estate al 100%, volendomi comunque staccare quasi completamente, insomma, dalla vita virtuale, dai social, e mi sono voluta godere al 110% la vita, insomma, reale. Questo non toglie comunque che mi siete mancati, che ci tengo tantissimo a quello che faccio, che mi piace, però io penso che ognuno debba fare poi quello che si sente. Io ho veramente sentito il bisogno. Abbi pietà di me. Sentivo veramente il bisogno di questa pausa e non me ne sono pentita, devo dire la verità, perché è stata, penso, l'estate più bella della mia vita. Però oggi è il 19 settembre, sono le 12:10, io sono qui davanti alla mia piccola Canon finalmente a parlare con voi e raccontarvi un po', insomma, questi 5 mesi, cosa è successo, cosa ho fatto. Ho fatto anche un box delle domande sull'altro social per chiedervi su cosa più che altro volevate essere informati maggiormente. Me l'aspettavo, ovvero maturità, esami, test per entrare all'università e poi insomma un po' ovviamente vi parlerò anche di alimentazione, palestra, eccetera, eccetera. Parlerò un po' io, mi aiuterò anche con le domande che mi avete fatto, ma comunque erano più che altro le cose di cui volevo parlare, quindi va bene così. Iniziamo ovviamente dal principio, da quando vi ho lasciati. Vi ho lasciati che, se non sbaglio, era aprile o maggio, quindi ero nel pieno dello studio per poi affrontare quella che sarebbe stata la maturità. Com'è andata questa fantomatica maturità di cui tutti, o almeno non tutti, ma penso un bel po' di persone hanno quell'ansietta, quella paura? Io per prima ero veramente stra impanicata. Se già mi seguivate anche sull'altro social, sapete che studiavo una pazza. Sono sempre stata una ragazza molto studiosa, ma in particolare il quinto anno di liceo, io ho fatto liceo scientifico, è stato per me super 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 pesante. Non solo magari per lo studio in sé, ma per tutto il contorno in generale. Il quinto anno è stato difficile, questo ovviamente ha influito tanto anche sullo studio, sullo stress in generale della scuola. Però devo dire che ne sono uscita e non mi interessa per niente se veramente poi il mio esame di maturità non è andato al top, perché ragazzi non serve a nulla. È importante che voi vi impegnate, che date sempre il massimo in tutto quello che fate. Io alla maturità, al mio quinto anno di liceo, ho dato tutto, infatti sono arrivata stremata. E poi non è di peso da me se non ho avuto il massimo, se non ho avuto magari quel voto che gli altri si aspettavano. Mi dicevano sempre se tu uscirai con 90, 95, questo. A me sinceramente non interessava e sinceramente non avevo neanche queste aspettative. Quindi, insomma, com'è andata?
purtroppo gli iscritti sono andati molto male per quello che mi aspettavo, quindi sì, io non mi aspettavo il massimo, però sono andati peggio di quello che mi aspettavo io, quindi grave la situazione. Ma questo perché un po' tutta la classe in realtà, forse si sono salvati 2, 3, 4, perché comunque abbiamo avuto dei professori esterni che non ci hanno aiutato per niente, anzi. Poi diciamo che all'orale, l'orale è andato molto bene perché ho preso il massimo. Facciamo una cosa, se siete interessati a come ho affrontato la maturità e se ho dei consigli da darvi su come affrontarla, perché ce li avrei, per quello magari facciamo un video a parte, quindi scrivetemi qui giù nei commenti effettivamente se siete interessati, se lo volete, perché penso sarebbe molto molto utile. Penso comunque li troviate su YouTube, però ovviamente ognuno parla rispetto alla propria esperienza, quindi se lo volete ditemelo che lo faccio senza problemi. Insomma, maturità finita, è iniziata la mia estate più bella di sempre. Sono andata a Malta, ho fatto questo viaggio con le mie sorelle e una mia amica. Abbiamo prenotato già a maggio perché io ho detto dopo la maturità devo fare un viaggio in cui non devo pensare a nulla, mi devo divertire soltanto. È stato un viaggio bellissimo. È una meta assolutamente solo divertimento, relax, istruzione, perché vi faccio magari un riassuntino di tutta la vacanza. Noi siamo state 5 giorni, se non sbaglio, dal 19 al 24 luglio. Il primo giorno siamo arrivate tardi, tempo poi di posare le cose in hotel eccetera, siamo uscite alle 11 di sera, quindi abbiamo cenato a mezzanotte e abbiamo subito fatto serata. Allora, lì tu fai serata fino alle 6 di mattina, fino alle 5, però cioè rimani fuori poi fino alle 6-7, perché la routine è quella. Però magari le persone normali poi si riposano durante il giorno, noi non dormivamo, quindi facevamo serata, colazione, il pomeriggio andavamo in piscina perché fortunatamente avevamo la piscina in hotel, quindi piscina il pomeriggio, la sera esci di nuovo cena, serata, torna la mattina, piscina. Noi dormivamo sì e no 2, massimo 3 ore al giorno. Però è stato un viaggio veramente veramente bello, è una meta piena piena stracolma di giovani, cioè l'età media secondo me si aggira intorno ai 23 anni, quindi sì, la straconsiglio veramente. Perciò tornata da Malta, meglio di così non potevo fare, ha incluso divertimento e studio, perché io poi avrei affrontato i test il 14 settembre, quindi 5 giorni fa ho affrontato il test. Se mi seguite da tanto tempo saprete già cosa io volevo fare insomma in futuro dopo la scuola, perché me l'avete chiesto tante tante volte, io ho sempre detto in futuro voglio fare la nutrizionista, la dietista, insomma qualcosa che riguardi questo ambito. Poi ovviamente i percorsi che scegli sono diversi, perché vi spiego, per fare la nutrizionista, la figura del nutrizionista implica il fare biologia o biotecnologia come facoltà e poi una specialistica, specializzazione in nutrizione, scienza della nutrizione, che sono 2 anni, mentre quella che farò io, ovvero dietista, dietistica alla facoltà, è professioni sanitarie, sono 3 anni e nulla, già puoi lavorare, ovviamente poi puoi fare una specialistica, però già sei una figura formata per poter avere uno studio, per poter lavorare in ospedale eccetera eccetera. Quindi come sono andati questi test? A differenza proprio di tutte le mie aspettative, perché veramente non me l'aspettavo, sono passata con un buon punteggio, un buon posto in graduatoria anche, quindi veramente quando ho visto i risultati è stata un'emozione unica, anche perché è quello che voglio fare da sempre, perciò sono contentissima. I test devo dire non sono stati troppo difficili, però diciamo che eravamo 450 persone che provavano per dietistica, quindi insomma la mia facoltà, su 55 posti. Ovviamente io ho provato a Palermo, essendo di Palermo, non ho provato in altri posti, anche perché non penso me la sarei sentita di vivere 3 anni fuori, assolutamente. Non so se sia meglio fare un video a parte sul test. Due paroline ve le dico. Io ho seguito un corso quest'estate, quindi facevo lezione dal lunedì al sabato dalle 9 alle 2, solo che
ho saltato molte lezioni, il pomeriggio non aprivo un libro, andavo lì, seguivo la lezione, prendevo appunti e basta, cioè il mio studio finiva lì. Quindi sì, sono arrivata a 17esima su 420 persone che provavano, quindi sono molto fiera di me, sono molto contenta, e soprattutto per i miei genitori perché ci credevano molto più di me e quindi nulla questo. Ad ottobre sarò all'università, quasi non ci credo. Passiamo a invece un altro discorso che penso interessi molti che mi seguono, ovvero alimentazione e allenamento. Quest'estate diciamo che è stata molto chill per me. A maggio, anzi a fine aprile, inizio maggio, ancora andavo in palestra, quindi facevo i miei allenamenti come al solito. L'anno scorso non mi sono straimpegnata, è stato un anno in cui sì, mi sono allenata semplicemente per mantenermi in forma e perché comunque l'allenamento aiuta sempre al nostro benessere mentale. Cioè io non ce la faccio, per me lo sport è essenziale. Quindi è stato molto così, un anno dove mi allenavo, i miglioramenti, cioè non si vedevano effettivamente i miglioramenti, cercavo solo di mantenere quello che ero e basta. Arrivata poi ad aprile-maggio con la maturità ho lasciato la palestra perché mi dedicavo solo allo studio e quello che facevo era andare a correre, perché comunque andare a correre mi toglieva molto meno tempo allo studio rispetto all'andare in palestra. E quest'estate poi, maturità, sono partita, tornata dalla partenza ho studiato, ho iniziato a studiare per i test e comunque quando non studiavo volevo semplicemente godermi l'estate. Non ho sentito particolarmente il bisogno dell'allenamento quest'estate, quindi sì, l'ho lasciata, ho lasciato la palestra, ho lasciato l'allenamento, non ho fatto quasi nulla, però a settembre, il primo lunedì settembre, io mi sono ripresentata in palestra, ho ricominciato con gli allenamenti tosti, e quindi invece per quanto riguarda l'alimentazione, sapete, io non lascerò mai il mangiare sano perché per me non è una dieta, cioè per me è proprio il mio stile di vita. Però devo dire, sono stata molto 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 più flessibile quest'estate. Devo dire, io sono in pace con me stessa, sto bene. Ovviamente ho accumulato un po' di liquidi, un po' di grasso, ma sinceramente sti grandi. Perché me la sono goduta al 100%, sono strafelice di quest'estate. Sono arrivata adesso a settembre, che dico, meglio di così, non poteva andare, sinceramente. Ho fatto anche tante amicizie anche lì a Malta. E nulla, direi che vi ho aggiornato un po' su tutto, vi ho parlato un po' così, spero di aver fatto un discorso logico e lineare non credo, però magari poi montando il video vedremo che casini che ho fatto. E nulla, rieccomi qua, quindi fatemi sapere innanzitutto se volete questo video sulla maturità, su come è andata, su come l'ho affrontata, su come affrontare il quinto anno, consigli, eccetera, eccetera. Se volete, insomma, video nello specifico, scrivetemelo qui giù nei commenti. Vi mando un grosso, grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.